pallone, lo ferma Martino, la palla però torna in qualche modo sulla destra per Messina e Paolo continua a spingere tutto Legnago nella propria metà campo, il traversone di Biglietta, Longobardi, grande gol di Longobardi, su gol di Biglietta, grande gol, il Longo 1-0, a sesto di gioco della ripresa. Grande traversone stavolta di Miglietta, lenta la difesa di Legnago uscire, ma Longobardi splendido in area di rigore, l'ha messa dentro, di testa Longobardi al sesto di gioco, 1-0 Parma nella ripresa. Il graffio di Longobardi magari non al top in questa partita, è arrivata però una palla finalmente educata al centro dell'area di rigore e lui l'ha messa dentro anticipando tutta la difesa di casa. 1-0 Parma, il peggio è passato, Nicolò, 5-3. Un gol molto bello, secondo me si è fatto un po' sorprendere la difesa del Legnago su questo cross dalla tre quarti che normalmente sono i cross più semplici da respingere, Longobardi però si è infilato benissimo tra i due difensori centrali anticipandoli e insaccando, insomma direi che esagero forse un po', ma dico che è un gol meritato per quello che però ha fatto vedere in questo inizio di secondo tempo, perché si è capito fin da subito che il piglio era diverso, magari insomma il gioco continua ad essere scintillante, ma insomma si è capito che il Parma è sceso in campo per cercare il gol il prima possibile e sinceramente il fatto che arrivi tra l'altro con questo cross di Miglietta, col contagiri per la testa di Longobardi, direi che un'ottima cosa, ottimo questo inizio di secondo tempo per il Parma. Adesso aspettiamo di vedere cosa succederà in questa gara e guardiamo anche la gara dell'Alto Vicentino con maggiore tranquillità. Come lo chiami tu Luca, di Corapi, e lui con un esterno destro ha fatto un pallonetto sul Cipulco, poi si è lanciato sotto la curva, secondo me facendosi anche male da quello che ho visto da qua, ma veramente veramente bello questo gol di Mazzocchi. Siamo in una situazione particolare, normalmente li urli tu e io li commento, quindi Luca ti chiedo un commento su questo gol di Mazzocchi. Bellissimo il gol di Mazzocchi, PM18, realizza il suo primo gol con la maglia del Parma. Bravo Mazzocchi, va detto però Nicolò che Corapi, bravo lui, inserisce nello spazio, ma Corapi gli ha dato una palla. Perfetta la giocata di Mazzocchi, perfetta l'assist da parte di Francesco Corapi, primo gol in stagione per Pasquale Mazzocchi, è arrivato a gennaio, primo gol per la maglia del Parma in questa serie D. Ricordiamo a tutti i tifosi che il campionato di Serie D riprenderà dopo la sosta per le festività pasquali con il Legnago che sarà impegnato allo stadio Manuzzi di Cesena contro il Romagna Centro domenica 3 aprile alle ore 15. Il ristorante Pizzeria Vincalzano vi aspetta in un ambiente moderno, elegante, raffinato. Troverete menù degustativi di ogni genere, dalla carne al pesce. Ragazzi, dai!